Parliamo di questo incontro, oggi qui con i ragazzi si parla di Pirandello con gli esponenti proprio del Centro Nazionale Studi Pirandelliani. Per la prima volta a quanto pare questo tipo di approccio, di incontro per mettere in contatto le alte istituzioni culturali a livello universitario con le scuole tramite il centro viene fatto nelle scuole. Piuttosto che nei vari alberghi o così come è avvenuto negli anni passati. A noi è stato chiesto di ospitare questo evento e lo abbiamo fatto con molto piacere, con entusiasmo, anche perché visto che abbiamo anche la fortuna di avere questi due illustri, questo illustre compaesano, e dare la possibilità ai ragazzi delle nuove generazioni di conoscere tramite le voci culturali dell'università quello che è stato realmente il grande Pirandello, che è famoso in tutto il mondo, penso che sia un'opportunità molto interessante. Oggi un importante incontro con gli studenti del Politi per discutere del prossimo convegno pirandelliano che si svolgerà, diciamo, al solito ad Agrigento. E non soltanto gli studenti del Politi, ma anche studenti degli altri istituti della città e anche del liceo classico di Sciacca. È un importante incontro perché noi buttiamo le basi questo 57° convegno, che ha come tema due romanzi importantissimi, anche se trascurati un po' dalla critica, che sono L'esclusa e Il turno. E qui siamo agli inizi della narrativa pirandelliana, ma due romanzi che vale la pena proprio riscoprire, ed è questo il compito, come di consueto, del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani di Agrigento, di portare all'attenzione non solo degli specialisti ma di un vasto pubblico opere che sono messe un po' in ombra, ma che tuttavia vale la pena proprio di leggere e di rivisitare e di rilanciarle dal punto di vista critico. Noi siamo ad Agrigento, con questa giornata pirandelliana iniziamo tutta una serie di giornate pirandelliane, cioè di incontri pirandelliani un po' in tutta Italia. Domani infatti siamo a Caltanissetta, proprio per dare agli studenti, attraverso i discorsi che i professori universitari, qui per esempio oggi abbiamo il professore Puppa dell'Università di Venezia e il professore Caputo dell'Università Tor Vergata, i quali ci daranno indicazioni critiche da cui partire da parte degli studenti per i propri elaborati, per le proprie ricerche sul tema del convegno. Questo è il nostro lavoro di preparazione. Poi, per quanto riguarda la sede del convegno, noi speriamo di rimanere in Agrigento, speriamo che gli enti pubblici ci diano al solito i contributi necessari, e io infatti sono in attesa di incontrare il direttore del parco e anche il sindaco per chiedere loro di venirci incontro, di sostenerci con contributi di cui noi abbiamo bisogno e di cui non possiamo fare a meno. Magari Agrigento 2020 potrebbe essere un'edizione particolare del nuovo appuntamento del convegno pirandelliano, che ricordiamo quando sarà, professore? Ma è particolarissimo perché i due romanzi, L'esclusa e Il turno, che sono i primi, 1892-1895, sono due romanzi, come dice Pirandello, di argomento siciliano, ma lui voleva dire di argomento agrigentino. E infatti L'esclusa, che è il primo romanzo, si svolge tra Agrigento e Palermo, Il turno invece è tutto ambientato ad Agrigento. E non solo, ma sono due romanzi che gli agrigentini in modo particolare dovrebbero leggere, perché contengono nell'essenza il carattere agrigentino, quindi aiuta a conoscerci individualmente ma anche collettivamente, aiuta a conoscere questa città, la gente di questa città, che Pirandello
da Girgentano qual era, conosceva bene, e che mostra nei pregi e nei difetti. Due romanzi straordinari. Voi agrigentini e noi agrigentini, leggiamoli. Il Centro Pirandelliano infatti lo sta facendo, mettendo i due romanzi a tema del 57° convegno di studi pirandelliani, che si svolgerà dall'1 al 3 dicembre, speriamo in Agrigento.